Ciao ragazzi e ciao ragazze, oggi il nuovo video dopo tantissimo tempo che appunto non ne giravo uno. Mi dispiace tanto, ma ho avuto veramente tantissime cose da fare, tantissimi impegni. Io poi ho soltanto lunedì per girare il video e quindi non sono riuscita proprio a fare di meglio. Però ho lavorato per voi, ho accumulato un po' di cosine nel corso di questi ultimi periodi proprio per farvi un video ad hoc. E soprattutto per dirvi anche cosa ne penso di alcune scoperte make-up low cost che ho fatto nell'ultimo periodo, appunto, e che ho tenuto messo da parte per fare questo video e per parlarvene perché le potete ancora trovare, potete ancora acquistarle. Ma prima di partire, vi ricordo, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi neanche un video. Mi raccomando, e vi trovate anche su Instagram come sissi-diamond01 e lì pubblico più o meno contenuti più frequentemente ovviamente di YouTube perché sostanzialmente parliamo di foto, quindi è molto più veloce. Ma partiamo subito da due prodotti che mi hanno davvero stupita e sono due prodotti di Nabla. Allora, in più sto parlando, sono già vissuti perché ovviamente li sto usando, del Close Up Foundation e della Cipria nuova. Scusatemi, ha suonato il corriere. Eccomi di nuovo qua, non vi ho abbandonato. Allora, i due prodotti in questione sono appunto il Close Up Foundation, ve lo faccio vedere anche all'interno, sicuramente l'avrete visto in diversi video, ed è lui. Io lo uso nella tonalità 020 perché appunto sono un cadaverino. E poi ho preso la cipria nella tonalità, allora, dovrebbe essere la più chiara, giustamente la light. Allora, questi due prodotti io li ho messi nella fascia low cost per un motivo ben pratico, perché comunque non superano, mi sembra, entrambi i 16 o 15 euro, ecco, perché erano anche in promozione appena usciti. Quindi non superano questa fascia qui e quindi li reputo di buona fattura, di buona qualità, però comunque sempre in fascia economica. E mi sono piaciuti molto perché il fondotinta è di media copertura, ma comunque stratificabile, quindi nei punti dove avete qualche dicromia in più oppure qualche macchietta potete appunto stratificare e otterrete un risultato straordinario, un effetto leggerezza, una durata di tutto il giorno e sicuramente un comfort anche perché non avrete l'effetto cerone, quindi sicuramente in combo fondotinta più cipria, questi due prodotti insieme sono veramente il top. Io è la prima volta che appunto provo dei prodotti in polvere di Nabla come una cipria e mi sono trovata veramente bene. Addirittura la uso per fare il baking attorno all'occhio e poi la stendo con un pennello più largo su tutto il viso. Quindi comunque è una cipria che si può usare per tutto quanto. Ma poi, quindi straconsigliati assolutamente, provateli se potete. So che esiste anche la mini size del fondotinta, che quindi si può provare senza comprare il 30 ml. Guardate sul sito le offerte che ci sono disponibili e poi provatelo. Poi, altra scoperta low cost veramente carina è questo gloss che si chiama Wow Lipstick di Pupa. Ed eccolo qui, è praticamente sulla scia del primo lipstick che fu di Chateau, che aveva appunto inventato questa formula. Ecco, ve lo faccio vedere, è molto molto carino. Io l'ho preso nella colorazione numero 0002, vi faccio uno swatch così potete vederlo. Ovviamente mi sono dimenticata le salviette, ma non importa. Adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua. Come al solito, sempre questi colori un po' tra il nudino, comunque il malva, sono sempre i soliti colori che io compro, con cui mi trovo nella mia comfort zone sempre bene. Questo è particolare perché appunto voi lo mettete sulle labbra, poi aspettate un attimino che sia quasi asciutto, poi se voi praticamente chiudete le labbra energicamente escono fuori tutti quanti i glitter. Mi sembra che esistano diverse colorazioni, forse 12 o 13 se non erro. Comunque se andate sul sito di Pupa o andate in profumeria dai rivenditori autorizzati potete trovarlo. E
ed è l'edizione più economica del Chaté, che appunto è stata la prima marca che ha inventato questa sorta di gloss con i glitter, che costa molto di più appunto di questo qua di Pupa. Questo, quando lo trovate anche in promozione, lo potete trovare anche a 11 euro, 10 euro, quindi secondo me è un prodotto che poi, al di fuori del fatto che abbia i glitter, è anche un gloss a lunga tenuta. Quindi non mi dispiace assolutamente. C'è un grosso appunto range di colori su cui potete scegliere, su cui potete appunto orientarvi. Quindi questo ve lo consiglio se lo trovate ancora in profumeria. Un altro rossetto che vi consiglio vivamente è il rossetto di i nuovi rossetti di Mesauda, questi qua, praticamente i Metal Matte. Allora, questi rossetti sono davvero davvero una scoperta, perché sono dei matte incredibili, veramente molto buoni. Scorrono bene sono praticamente in bullet, non in liquidi. Ecco, io ve lo faccio vedere se per quanto posso, sempre un colore come il mio solito. Sono metallizzati ma matte, anche di questi vi faccio uno swatch. È molto bello sulle labbra, scorre benissimo. Questo qui è, come potete vedere, il Metal Matte. Bellissimo, perché appunto anche lui è in una fascia di prezzo, se non erro 10-11 euro, e quando Mesauda fa le promozioni sul sito lo potete trovare ancora meno, perché a volte fa il 15, a volte fa il 20, quindi comunque potete trovarlo anche a meno. Io ce l'ho nel colore 006 Cruella ed è, secondo me, veramente bellissimo, perché sulle labbra rimane matte, ma con questo tono di metallizzato che, secondo me, è veramente, veramente top. Ultimo rossetto che ho messo nella gamma low cost e che mi è piaciuto tantissimo sono praticamente i Velvet Lipstick di Gaia Visco Gilardi in collaborazione con Cosmify. Io ho preso il colore biscottino, super sentito, super parlato, e mi piace veramente tantissimo perché, vabbè, il pack esterno è veramente carino, è un rosa tenue, sì, è un po' plasticoso con effetto vellutino, ma quello che mi è piaciuto tantissimo è, come al solito, il colore, perché questo qui è veramente un mattoncino. Adesso ve lo faccio vedere più in qua. È un matte, ma con una tenuta veramente estrema, cioè dura tantissimo sulle labbra, a meno che voi non mangiate una cosa molto molto oleosa, dura molto nel tempo, quindi ve lo straconsiglio, veramente buono, mi piace tantissimo. E tra l'altro si mette nella categoria prezzo sempre tra i 10 e gli 11 euro, non mi ricordo se l'ho pagato 10,90 euro, quindi all'incirca il prezzo per un rossetto molto molto buono, contando anche che è un rossetto a lunga tenuta. Andate a vedere se c'è ancora questo colore o comunque un colore che può interessarvi. Poi parliamo di correttore. Un correttore che ho scoperto in quest'ultimo periodo e che mi ha lasciato veramente entusiasta, ma veramente entusiasta, per la sua qualità, prezzo, la coprenza, la durata, è questo qui di L'Oreal, l'Infallible More Than Concealer. Allora, questo correttore qui è davvero, davvero super. Ha un applicatore, ve lo faccio vedere, molto grande, lo metto vicino così potete capire, e ne bastano pochi puntini sotto l'occhio. Lo stendete con un pennellino oppure con la stessa Beauty Blender e io trovo che sia davvero super. Ne ho provati diversi. E devo dire che il L'Oreal con questo qui ha veramente fatto un gran lavoro. Non ricordo se l'ho pagato 13 o 14 euro, comunque siamo di nuovo in una fascia prezzo veramente bassa per quella che è la qualità di questo prodotto. Io l'ho preso nella tonalità 325 bisque, perché io di solito sono un fair on light, quindi questo colore qui era perfetto per me. Poi passiamo a Essence. Di Essence ho preso poche cosine, perché comunque non mi ispira mai tutta la gamma di prodotti che loro tirano fuori, anche perché tante cose sono delle ripetizioni degli anni precedenti o delle collezioni già passate, e quindi ho preso due palettine, ve le faccio vedere. Ho preso Hola Rio e Salut Paris. Queste due palettine io reputo che siano veramente buonissime, e questo ve lo dico perché
Io le ho straprovate, le ho usate tantissimo e mi fanno impazzire perché la qualità, la scrivenza, la burrosità degli ombretti è qualcosa di straordinario. Vi faccio vedere, ecco qua, in olario, la gamma di colori e poi vi faccio un paio di swatch dei colori metallizzati in modo che voi possiate rendervi conto di cosa stiamo parlando perché, cioè, non devo neanche insistere più di tanto con i colori perché, cioè, adesso ve lo faccio vedere. Guardate di cosa stiamo parlando. Scusate, io qua le luci a palla, però comunque la scrivenza è davvero un burro in entrambe le palette. Io poi ho preso queste due, solo queste due qui, perché avevano una gamma di colori che andava bene per me. E, però vi faccio vedere anche la Salut Paris. Come all'interno ha più una gamma questa qua di rosini, c'è un marroncino freddo per la piega. Ecco, sono leggermente diverse. Ovviamente questa qua Olario è un po' più carica, volevo farvele vedere tutte e due. Eccole qua. Però i colori sono burrosi e buonissimi entrambe e per un prezzo veramente, se non erro 6,99 a palette, è veramente un prezzo bomba. Se le trovate ancora andate su Cosmetic for Less oppure nelle OVS della vostra zona per vedere se le trovate ancora perché, e provatele. Se c'è un campione, swatchatele, provatele perché queste valgono veramente molto di più del prezzo che costano. Quindi ve le straconsiglio. L'ultima cosa di Essence, che non è una palette occhi, però scusate, ho mal di gola, è una palette viso, è questa qua. Si chiama Hey Cheeks della Essence. C'è dentro blush, bronzer e highlighter. Ve la faccio vedere, è bellissima. Si apre così, quindi anche comoda per scusate, anche comoda per truccarmi e dall'altro lato c'è lo specchio. E i colori sono davvero anche loro molto burrosi, stendibilissimi. So, qua vi faccio vedere l'highlighter se riesco. Per quanto posso, vedete? È molto molto luminoso. E poi c'è anche dei blush, anche loro. Ve lo faccio qua a fianco. Il blush color pesca è veramente bello. E anche il bronzer, io faccio un mix tra questa terra qua, che è quella un pochettino più opaca, e questa che è un po' più glitterata, e l'insieme scalda proprio il viso, gli dà un senso proprio di colorito veramente bello. Quindi anche questa qua, se non erro, sui 4,99 o 5 euro, vale, va assolutamente di più di quello che costa. Ve la consiglio. Poi, due prodotti di Catrice. Scusate, non di Catrice, un prodotto di Wet n Wild, assolutamente, anzi due prodotti di Wet n Wild, scusate perché ho qua tutto quanto una marea di roba qua sparsa. Allora, assolutamente questa palette che potete trovare su Cosmetic for Less, su Look Fantastic, se non erro, si chiama Wet n Wild Mega Glow Highlighting Palette. Adesso io vi faccio vedere la bellezza di questi illuminanti. Cioè, non è la luce, sono veramente così, sono veramente straordinari e hanno una scrivenza, cioè, se riesco ve ne swatcho qualcheduno perché anche qua mi sono dimenticata le salviette, bravissima Silvia. Ecco qua. Guardate qua. Sono veramente fantastici. Allora, se voi non avete mai provato degli illuminanti di Wet n Wild, questi qua esistono anche singoli, però questa è stata una palette che è stata fatta appunto per raggruppare quattro colorazioni insieme e mi sembra che venga sui 10 euro qualcosa, 11 euro, quindi li avete tutti quanti insieme, sicuramente c'è un risparmio e poi assolutamente la qualità degli illuminanti è altissima, ve la consiglio. Anche questa qua è veramente super, super. Poi un altro prodotto di Catrice, scusate, di Wet n Wild, stiamo parlando di Wet n Wild, che mi è piaciuta tanto è stato questo quad della collezione Bed of Rose.
dedicata a tutte le rose. Ho preso anche i pennelli, però quelli non li uso, sinceramente sono esposti sulla mia makeup collection, però ho trovato che questo quad, appunto per l'uso che ne faccio io, sia veramente interessante. Mi sembra che abbia un prezzo intorno ai 4 euro anche lui, molto economico ma molto scrivente, e potete realizzare un look completo e sono colori belli, vividi, al pari di una palette che può costare 20 o 30 euro di blasonate MAC o Smashbox o quant'altro. Comunque una palette molto valida, se la trovate ancora prendetela perché è top. Ora con Catrice abbiamo un prodottino, è stata veramente una scoperta. Allora, se non erro, è un dupe famosissimo della Desert Dusk di Huda Beauty, e sto parlando della Orchid Dusk di Catrice. Allora, io non ne ho mai sentito parlare da nessuna YouTuber, nessuna influencer, forse perché appunto Catrice non è un marchio che gira molto, ed è spiacevole perché comunque invece fa delle cose davvero interessanti. Il pack secondario riprende il pack primario con tutte queste rose veramente carina, ha un bello specchio e vi faccio vedere i colori. Per quanto posso, appunto, vedete che sono molto burrosi, già dalla telecamera si vede. Sì, posso dire che è un dupe sicuramente della Desert Dusk. Vi faccio uno swatch di un colore, se riesco, perché anzi, di un matte anche, perché eccoli qui. Io ho fatto un, non so se si vede tantissimo, vabbè, non si vede molto a causa delle luci, però sono molto molto burrosi, cioè quindi voi praticamente ottenete veramente con questa gamma di colori un trucco completo, e potete veramente, se non avete voglia di investire dei soldi in una Desert Dusk di Huda Beauty che comunque costa sui 65 euro, potete tranquillamente sperimentare questa palettina qui, che appunto sicuramente vi performerà molto bene e vi piacerà un sacco. Poi, due prodotti di Makeup Revolution di cui vi voglio appunto fare menzione, e che io quando erano uscite le avevo guardate, però poi le avevo praticamente snobbate, non le avevo dato più di tanto peso, sono due palette di Makeup Revolution Pro per NAT. NAT, non riesco a leggere il nome. E sono queste due palette. Adesso ve le faccio vedere aperte. Vi faccio prima vedere quella di ombretti. È molto carina perché praticamente ha questa apertura un po' strana. Vedete così. Adesso vi faccio vedere i colori più vicino. Spero che riusciate a vederli. Anche questa qua è burrosissima, è straordinaria, ha una durata di tutto il giorno e secondo me è anche un buon assortimento di colori, quindi è un prezzo sicuramente intorno di nuovo ai 10-11 euro, quindi sicuramente in una fascia prezzo molto bassa. Questa è quella occhi e poi c'è anche quella viso. Mi sono piaciute davvero tanto, sì, appunto appena erano uscite le avevo snobbate, però in realtà meritavano perché veramente mi piacciono tanto. E questa qui, Natalia Sim, non riesco a leggere. Comunque, ecco qua. E qui c'è quella per il viso con le polveri, c'è anche una polvere banana, tipo banana powder per il contorno degli occhi, che dà molta luminosità, adesso ne ho messa un po'. Poi c'è due illuminanti, due terre e un blush molto leggero, molto pescato, che è questo qua, che è molto bello. Adesso dalle luci non si capisce molto, però è una palette viso compatta, bella anche per i viaggi, anche lei nella fascia prezzo come quella degli ombretti, quindi sicuramente ve la consiglio. Se riuscite a trovarle ancora o sul sito di Makeup Revolution London oppure io l'ho presa su cosmeticless.de, che è il sito tedesco, e dovreste trovarle ancora. Poi finiamo questo video immenso, vi ho scocciato già sufficientemente, con due prodotti di Primark. Allora, io di solito di Primark non prendo dei grossi prodotti viso perché il trucco non è che mi faccia impazzire, poi ogni volta che uno va a prendere qualcosa è sempre tutto toccacciato, non è mai il massimo. Comunque
Comunque, una palette che ho voluto assolutamente prendere perché avevo già preso l'edizione, quella precedente, dove erano tutti quanti più o meno nude e non metallizzati, ho preso la Nude Glow Edition. Questa palette è davvero straordinaria. Se voi vi approcciate al make-up, volete iniziare, volete un po' pasticciare con i colori, questa qui è perfetta perché non è la solita palette piatta, ha un sacco di colori per realizzare appunto un bel po' di look e i colori sono veramente burrosi. Io avevo appunto l'edizione precedente e ho voluto prendere anche questa qui. Ha un costo di 10 euro per tutta questa tavolozza di colori. Io reputo che sia un'ottima qualità prezzo perché appunto per il prezzo che ha potete sbizzarrirvi, fare tanti make-up e escono fuori delle cose molto belle. Ad esempio, io il make up occhi di oggi l'ho realizzato con questa palette qui e come potete vedere i colori sono molto scriventi, sono molto vividi, quindi straconsigliata. Altro prodotto che vi consiglio sono queste spugnette. Già la seconda volta che le prendo, sono una accoppiata a 2,50 euro. C'è quella piatta per il baking e quella rotonda come una beauty blender. E anche queste qui sono morbidissime, quando le lavate io mi trovo davvero bene, proprio con questa tipologia, non con le altre sciolte singole, ma con queste qua a gruppo di due. Io quindi l'ho presa al volo perché le altre stavano un pochettino morendo e quindi ho voluto prenderle. Quindi questi sono i miei prodotti scoperta low cost dell'ultimo periodo, spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete un like. Se volete sapere qualcosa di più su questi prodotti, magari relativi all'inci oppure a come performano, la durata, qualsiasi cosa, scrivetemelo qua sotto, soprattutto anche se voi avete qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovati. E io vi mando tantissimi baci e ci vediamo al prossimo video.